Perché le province no? Ma perché le province vanno abolite, deve scomparire la parola dalla Costituzione, invece con questo disegno di legge si lasciano tutti i centri di spesa attivi. La Corte dei Conti in Commissione Bilancio ha già detto che i costi aumenteranno addirittura, è uno spot elettorale. Quindi non è perché voi dite sempre no, ieri pure sulle auto blu. Basta, sulle auto blu possiamo parlarne, c'è un governo che tenta di metterne in vendita 100 e dall'altra parte ne acquista 210 nuove con le stesse caratteristiche, blindate e con alta cilindrata. Quindi in questo momento l'impressione è che si stia facendo un grande spot elettorale per le europee. Il vostro di obiettivo per le europee qual è? Anche in termini di risultato? Andare prima di tutto in Europa con un po' di orgoglio. Non vogliamo più essere rappresentati da Iva Zanicchi, Mastella, De Mita. Vogliamo andare lì con un po' di orgoglio italiano e ridiscutere i trattati che ci faranno svendere invece i beni culturali, la scuola e l'istruzione come il fiscal compact. Il Movimento 5 Stelle vince se raggiunge almeno il... Dipende quanti voti prende il primo, noi crediamo di poter essere accreditati come prima forza politica, ci possiamo arrivare e se arriviamo mettiamo in discussione anche gli equilibri di governo. Però non vi fidate tanto dei vostri candidati, avete messo addirittura una multa di 250.000 euro per chi non rispetta il regolamento. Noi prima di fare ancora le riforme costituzionali abbiamo introdotto uno strumento che si chiama recall che è in tutto il mondo, che permette agli elettori di mettere in discussione l'elezione di un parlamentare, lo potranno fare i nostri cittadini iscritti al portale. E perché no? Se tradisci il mandato elettorale, paghi. Ma è costituzionale? Sicuramente, il recall è uno strumento costituzionale, poi è un impegno politico, è responsabilità politica. Noi abbiamo un nostro non statuto, abbiamo delle nostre regole, chi si candida le accetta e poi è sempre sensibilità politica a rispettarle.